Comune di Ortona è stato protagonista di un progetto pilota nella nostra regione in collaborazione con la ASL di Chieti Lanciano Vasto, con l'analisi test sierologici e tamponi della cittadinanza di Villa Caldari di Ortona, ex zona rossa della nostra regione. Cosa è venuto fuori, Sindaco? È venuto fuori che il 12% delle persone sottoposte a prelievi è risultato positivo. Quindi questo significa che ogni 100 persone, 12 sono risultate positive. Questo rafforza la nostra convinzione che era quella che era giusto in quel momento istituire la zona rossa, perché abbiamo tutelato sia la salute dei residenti di quella frazione di Villa Caldari, ma anche tutto il bacino, tutto il territorio, perché basta pensare a cosa poteva succedere qualora queste persone fossero andate in giro, quindi probabilmente contagiando anche altre persone. Quindi è stato un progetto pilota, come è stato ben detto, dove il Comune ha impegnato anche c'è stato anche un impegno economico da parte del Comune insieme alla ASL, e questo ci tranquillizza e ci fa guardare il futuro in un modo migliore. Passata la prima fase dell'emergenza, Sindaco, ma è giusto non abbassare la guardia. Qual è la situazione ad Ortona e anche a Villa Caldari per quanto concerne i positivi? Assolutamente non bisogna abbassare la guardia. Io dico sempre, non è un problema di Villa Caldari, di Ortona, è un problema di tutto il nostro paese. Dobbiamo comportarci come ci viene detto, dobbiamo ripartire sicuramente, ripartire a vivere la nostra quotidianità, ma sempre con tutte quelle precauzioni che sono appunto dettate dalle norme e da tutti i dispositivi. Quindi la situazione ad Ortona è tranquilla, ma io non abbasso la guardia e invito i cittadini, soprattutto i giovani, perché gli ultimi dati danno ancora positivi in Abruzzo, e soprattutto è modificata l'età media che adesso riguarda i giovani. L'appello che faccio è quello a loro, ma a tutti, anche ai pubblici esercizi, di far rispettare le regole, perché poi il ritorno potrebbe essere negativo per tutti. La guardia è alta ed è giusto così, ma si guarda anche alla stagione turistica. Sindaco, che è appena iniziata, come amministrazione comunale state lavorando comunque per far sì che i turisti che arrivino ad Ortona possano giovare delle bellezze e soprattutto del mare? Certamente, godere delle bellezze, del patrimonio della nostra città, tutto in sicurezza. Quindi sarà un'estate diversa, un'estate prudente, dalle spiagge al centro storico, dove ci saranno degli eventi, ma saranno eventi contingentati, eventi che si svolgeranno in luoghi ben definiti della città, dove verranno apposte tutte quelle precauzioni per far godere in sicurezza i vari spettacoli ai turisti.